but there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Otti Gaming, siamo ancora qui su Dead Rising 4, continuiamo la nostra storia, siamo quasi verso la fine, abbiamo scoperto un sacco di cosine e adesso vestiti da chef andremo ad ammazzare, anzi andremo a cucinare un po' di zombie, anzi vi dirò di più, dobbiamo andare, adesso però dobbiamo uscire un attimo da qui perché dobbiamo andare, vi ricordo, alla fattoria, no, sì, alla fattoria dei Tom dobbiamo andare, cazzo sbaglio, perché sono scappato fuori da sopra, per fortuna i zombie non mi hanno fregato la macchina, avevo parcheggiato in doppia fila. Ma sinceramente a loro non interessa. Cazzo dai, vaffanculo. Non è possibile sta cosa, no. Guarda che mi hanno fatto la multa. Zombie di merda. Mi hanno fatto la multa gli zombie, bravo. Cazzate a parte, la fattoria è qui vicino. E con questo piccolo mezzo ci arriveremo a breve in teoria. Quindi vai a morire. Ma vai a cagare, sciocca babana. C'ho una mira dei controcazzi. Pronto, è permesso? Sono uno con la macchina figa che ammazza gente. Vorrei un invito ufficiale alla morte. Ma te t'ho ammazzato già. Campagnolo dei miei coglioni. Sono il tuo peggiore incubo, credimi. È morta dopo un secondo. Ehi là, buon Natale. Oh, anche voi qui? Che mira del cacchio, raga. Sgancia la provviste. Mezza po'. Tete più sotto, invece. Ah, non pia sotto sta macchina. Vabbè, però ammazza che brutto. Ok, fammi sentire un altro giro, va. Cerca Hammond. Signor Hammond, esca fuori. I suoi soldati sono morti. Sarà dentro il capanno, sto stronzo. Sono sicuro. Guardali come crepano come mosche. Hammond, sei tu? L'uri di scopa cugini. Ah, yeppa, lasciala sta. Jordan, tutto a posto? Sarà il tuo incubo. Oh, lascia sta Jordan, il lascia sta. Peggio del peggio. Stai bene? Sì. Idioti. Dov'è Hammond? Non ne ho idea. Speravo di trovarla con te. Ci hanno divise. Figlio di puttana. Tom la vuole morta, Frank. La troveremo. Sarò tu resta qui e dai un'occhiata in giro. Io ispeziono il resto della fattoria. Questo guarda quanto è gentile. Sta aspettando che finiamo di chiacchierare e potremmo dare una padellata. Vabbè, ma crepava il cazzo. Volate! Fermi tutti, raga. Fermi tutti. Qui da ste parti c'ha da essere un progetto perché... Vedete qui che c'è una carrozzella con un bulldozer. Ho dato la sto progetto assolutamente, raga. Brent, Tom vuole giustiziare Hammond. L'ha portata nella fabbrica di cemento Kippax a North Peak. Sei in zona? Non farei mai in tempo, Frank. Ora che la Obscuris è fuori dai piedi, devo organizzare l'evacuazione dei civili con la ZDC. Merda! Tocca a me, allora. Come ti suona? Frank West, l'eroe che Willamette merita. Già. Un eroe di merda per la città più merdosa d'America. Allora, avete capito? Praticamente la stappa è giustizia, quindi non sono a sbrigare, vanno a salvare, raga. Ecco, raga, l'ho trovata. Trebbi a rotelle. Andiamo, che la voglio fare. Subito, immediatamente, proprio. Mi presento con la trebbi a rotelle, mi presento. Ma, oddio, guardate che spettacolo. Alla fabbrica di cemento Kippax. Sto andando lì. Cosa? Vengo con te. Molti dei vostri sono rimasti feriti. Ma che vengo con di me? Emergenza. Connor è con loro. Per crepare. Ma non mi rompi i coglioni che c'ho da fare adesso. Ho da una prova sta bellezza, ho da una prova. Ma che cazzo spara? Madonna, c'ha pure il turbo. Oddio, guarda tutti i pezzi di cadaveri che volano. Ma fai attenzione, quelle fattorie mi sono i brividi. Raga, quella è una delle macchine più belle che abbiamo visto. Guarda, spettacolo. Aspetta, se fa la combo ce la posso spingere X, vediamo che fa. Dai, dove cazzo stanno? Zombie, un po' qua. No, dai, non mi fate sparire sempre la combo. Ok. Dai, che non mi sparisce stavolta. Dai, il gas. Non la fanno sparire. X. Ma.
sacrificato tutto per preservare noi stessi. Tom, se non sbaglio, la voce proviene da te. Consacriamo la vita alla sopravvivenza del gruppo. Ok, ragazzi, siamo saliti sopra tutta la cosa, al palazzo accanto, e pieno di zombie di quelli stronzi. Però noi per fortuna abbiamo trovato un bellissimo esoscheletro. Oh, mo sì. Ma manca. Ma che vuoi dire? Sono i peggiori, gli Hitler degli zombie. Sì, un po' qui. Vedi io con segnale. Dai, cinquina di segnale gli arriva. Dai, di sotto, va. Ah, vai. Il culo. Sono arrivate, raga? Sì. Kylie! Jane Hammond! Tom, no! Per aver cospirato contro il tuo signore! Guardami! E aver requisito le sue legittime proprietà! E attentato alla sua vita! Ti credi un leader? Sei solo un pazzo! Ma che? Ti condanno a morte per decapitazione. In accordo con le leggi. Svitato! E io ho stilato! Puttana! Ehi! Sono qui! Traditore! La farò pagare con il sangue, Tom. Come cazzo ci viene giù questo? Hai un bersaglio facile. Pure tu, sa, compà. Che pensi? Che vincere c'ha solo tu, fucile? Chi è 5? Chi comanda, mo? Vieni qua. Ma andate in culo, sciocchi. Con la maschera. Ma che ma pensa qua questo? Dove sei? Vieni qua. Forza, risparmi. Se c'è ancora no. Giusto il mezzo del muro. Sciocco. Per voi è arrivato Natale. Happy New Year! Attenzione, il capodanno cinese arriva in anticipo. E forse ci chiappe con durazze, può darsi pure. Aspetta, Kylie, aspetta! Un attimo, io cercavo solo di proteggervi. Siete la mia gente, vi serve la mia protezione. E questa la chiami protezione? Tu non lo capisci? Ascolta, un padre deve scegliere per il bene dei suoi figli. Bene. Pugno. E dai, forza. Che c'è, non... Dai, lo fanno tutti. È la moda di oggi. Ora devo solo uccidere un robot zombie marine e Willamette tornerà quella di un tempo. Aspetta, come? Sai, c'è questo zombie con un esoscheletro che... Beh, lascia perdere. Devo far esplodere un muro nelle fogne. Ok, almeno per questo possiamo darti una mano. Chiederò a Jordan di raggiungerti là sotto. Grazie, Hammond. Sei una vera amica. Ok, come al solito lui si è presentato con le sue solite cazzate, ma questa volta non sono state proprio ben accette, visto che ha appena buttato un uomo e fatto spiaccicare di sotto. Però vabbè, il nostro Frank non si smentisce mai, ragazzuoli. Allora, andiamo un attimo nelle fogne, andiamo a ammazzare il robot zombie assassino con l'esoscheletro. Ok, piazziamo gli esplosivi. Però. E andiamo a cercare sto cazzo di zombie con l'esoscheletro, via. Se ha sentito questa, almeno so che è sordo oltre che brutto. Io penso che l'ha sentita tutte pure le bene. Cattive idee che abbia mai avuto, questa è di sicuro la peggiore. Concordo. Oh cazzo, oh, mastodontico cazzo.
E poi morì. Cacchio, è buio. Non vedo né il palmo né il naso. Oh cazzo. Oh cazzo, era mezzo, non c'è la luce. Frank, ma cosa? Mi senti? Sì, Frank sta ancora, c'ha da fare. Cito, cito. Come si spegne questo affare? Frank, l'evacuazione è iniziata. Ti aggiorno dopo. Via, 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 che mi sono sbrigato. Il ratto per la volpe per il lupo. E su, e su, e su, la catena che consuma se stessa. Wow, questa è bella. Dove si colloca l'uomo? È sovrano. Vive, uccide, brucia, avvelena i mari, lacera e squarcia il cielo. Cedere al peso degli anni. Ma presto sconfiggerà anche il tempo. Veniamo da assassini. Queste mani da umane hanno preso. Ma adesso. Aspetta, no, 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 no. Ripagheremo tutto. Ehi, Cesar! Oh, merda, è incazzato. Sì, lo so, amicone. Ok, ho bisogno di quell'hard disk. Ma devo uscire di qui tutto intero. Mi ha fatto troppo ridere. Ripia l'hard disk, grazie. Ok, mo tocca fuggire, penso. Come fa? Fuggi. Ok, sto perfetto. Arrivando. Ho bisogno che mi tiriate fuori. Brad. Brad, sbrigate questo se mi chiappa mi scoppia. Oh, violate un po' dai coglioni. Corri in mezzo al fuoco. Corri Jack, corri Jack. Magno, che cosa c'è? Parte lì! No. Salve. Non si preoccupi. Mangia. Vabbè, buon Natale. Lo immagino esattamente così. Oddio. Non so se scoppia la strada giusta, raga. C'ho i miei dubbi. Stracco. Corri. Non fai caso a me, sono solo di passaggio. Intanto dice le cazzate, sbrigati. Salve, sempre io, quello di prima, quello che è passato prima, non vi do fastidio, non vi preoccupate. No, mi ero ripromesso di morire in TV. Oh. Io raga, penso che sta a fare la strada giusta, non l'ho detto, non so, però siccome pare sta sempre a girare intorno, questo. Ok, aspetta, se me lo arrivi un attimo. Ma siamo sempre qui! In culo, Calder. Ok, allora. Non volevo offenderti. 15 metri, ok. Perfetto. Ok, no, è un po' che fa la strada giusta, perfetto. Però lui si è un po' incazzato. Zombie è veloce! Veloce sì! Brigate, siamo dietro, brigate! Uff! Chiudi! Non mi pare che questo lo reggerà. O se lo regge non per molto. Segretario della difesa di vari generali. Sì, no, bene. Diventeremo
famosi. Intendo la copertina del Times. Frank. Ciao. Dammela. Fallo e basta. Sicura? Forza. Ok. Non puoi venderle al miglior offerente. Stavolta faremo tutto come si deve. Sì, continua a crederci. Via dall'hard disk. Subito! Oh. Scusa, Frank. Ciao. Quindi, cosa? Basta minigolf? Hammond servivo io. Il suo tiranno era diventato uno psicopatico. Così l'abbiamo abbattuto e la Hammond si è assicurata che non si rialzasse. In cambio, lei mi ha donato la cosa più preziosa di tutte: l'amicizia. E soprattutto un'enorme bomba con cui entrare nel rifugio di Calder. Le fogne. Calder e la sua banda di viscidi zombie intelligenti le avevano trasformate in una merda di tana degli orrori. E Calder stesso può parlare. Qualunque cosa sia, ha ancora al suo interno un residuo di follia e stupidità umana. Ovviamente ho preso le prove, sono fuggito. E così è come sarebbe dovuta finire la storia. Frank West, grande eroe di Willamette, di nuovo. Vic Chu. Ladra. Male incarnato. Ha rubato le mie prove. Mi ha puntato contro una pistola. E adesso inizia la caccia. Frank, cosa sta succedendo? Vic mi ha rubato la fotocamera con le prove! Cosa? Devi riprenderla! Ottimo consiglio, Brad! Ok ragazzi, direi comunque di qui questa puntata, raga, la odio sempre di più, cioè mi sta avvenendo un odio nel profondo, proprio il più pesante. Comunque sia, penso che mancherà un'ultima puntata e poi avremo concluso la serie, però spero che vi siete divertiti a vederla tutta. Mi raccomando, commentate numerosi, mettete un bel like, perché per voi è un piccolo gesto, ma per noi ha un grande valore. Un saluto a tutti da Comando Wolf, ciao a tutti ragazzuoli!